siamo veramente proiettati nel futuro, cioè la prima edizione è una novità, la seconda è una replica, la terza non c'è due senza tre, la quarta è quella in cui si inizia veramente un cammino indipendente di, posso dirlo, di peso. Di peso in un contesto molto difficile perché il mondo del cinema ha una grandissima offerta nazionale e internazionale e ritagliarsi uno spazio così determinato eppure riuscire a trasmettere dei contenuti artistici e cinematografici è sempre una grande opportunità, una grande risorsa e poi se vogliamo, in un contesto scientifico, anche un mezzo per avvicinarsi. Ecco, quali sono per avvicinarsi a un pubblico e sensibilizzare con un mezzo così moderno, contemporaneo e vicino al pubblico medio, sensibilizzarli su un tema così scottante come quello dell'obesità e di disturbi del comportamento alimentare. Adesso parliamo un po' di contenuti artistici e cinematografici. Come già l'anno scorso è molto forte, e siamo contenti di questo, la partecipazione straniera. Questo ci rincuora e ci anche permette di consolidare una posizione all'interno di un panorama frastagliato e complesso come quello dei festival cinematografici. Abbiamo selezionato 16 opere che fanno parte della selezione ufficiale e che quindi concorrono per il premio Città di Latina, che è il premio finale. Sono 8 film stranieri, 8 film italiani. Film stranieri che hanno quest'anno una strana concentrazione nelle provenienze, evidentemente ci sono delle accortezze anche sul tema in alcuni paesi più che in altri, per cui ne abbiamo due degli stranieri, due dall'Argentina, due dalla Francia, due dagli Stati Uniti e già un po' ci probabilmente illuminano su i paesi nei quali questo tema viene affrontato in maniera più consapevole. Bisogna dire anche che nel corso degli anni, dopo le prime due edizioni, il film ha allargato i propri orizzonti e quindi non si limita unicamente ai contenuti propriamente dei DCA, dei disturbi del comportamento alimentare e dell'obesità, ma ha voluto in qualche modo abbracciare anche tutte quelle argomentazioni che riguardano l'alimentazione e soprattutto la corretta alimentazione. Che dire, ci sono dunque 16 cortometraggi, una bella offerta, ma il film in concorso non è l'unica offerta che il nostro contenitore, il nostro festival propone nei due pomeriggi al Cinema Oxer di Latina. Abbiamo delle opere selezionate che abbiamo messo fuori concorso, non per una ragione di qualità, semplicemente perché erano delle opere già datate, ma bellissime anche di animazione, sono dei veri capolavori. Abbiamo un intermezzo anche teatrale, abbiamo chiamato un collettivo teatrale di Roma, Collettivo Nonna Loca, che ci presenta delle letture sul cibo. Insomma, abbiamo voluto in qualche modo presentare un argomento così delicato attraverso i mezzi contemporanei della cinematografia e proporre un contenuto allargato, variopinto, caleidoscopio, che possa in qualche modo agevolare l'informazione, la trasmissione e veicolare questo tema per un compito che rimane sempre quello di sensibilizzare l'opinione pubblica. È un anno dal sapore speciale, un sapore anche amaro. Tanto che noi stiamo celebrando questa quarta edizione a 6 mesi di distanza dalla data prevista. E quindi, d'accordo, ma soprattutto per una
così illuminata ispirazione della direzione scientifica, cioè di Frida Leonetti e di Gianfranco Silecchia, è stato prodotto un piccolo documentario corto, per rimanere in tema, per il quale mi è stata affidata la scrittura e la regia, che documentasse un po' qual è stato il momento trascorso a Latina, nella regione Pontina, il momento trascorso durante i mesi di pandemia. Ed è un documentario corto che si chiama Il peso del ricordo, la quarantena Pontina, cioè uno strumento moderno e contemporaneo, come abbiamo detto, che aiuta la comunicazione diffusa e di massa per in qualche modo aumentare la consapevolezza, ma anche ammonire in qualche modo la popolazione alla massima attenzione, perché quello che abbiamo passato non è una barzelletta, è stato un periodo che la storia si ricorderà, come si ricorda della spagnola, come si ricorda di tante altre grosse epidemie e pandemie mondiali. Noi l'abbiamo documentato facendo riferimento all'ospedale Goretti, attraverso una serie di contributi, tra cui in primis citerei quello di Damiano Coletta, il sindaco di Latina, e quello del direttore generale della ASL Casati. Ma accanto a loro, figure istituzionali, poi ci sono la stessa Frida Leonetti, Miriam Lichtner, come in qualche modo figure che hanno avuto pure qui potrei dire, e riutilizzare questa parola che noi in qualche modo stiamo abusando perché di questo trattiamo, hanno avuto un peso particolare all'interno della gestione della governance clinica del virus. E accanto a loro poi un'altra serie di testimonianze dell'infermiere, di pazienti, del medico, soprattutto una toccante testimonianza del medico di base di Fondi. Fondi, sapete che è stata la comunità che per prima ha sofferto l'arrivo di questo virus con il famoso cluster della RSA, che è stato, credo, il primo episodio nella nostra regione. Ecco, diciamo che è un lavoro al quale poi mi sono particolarmente appassionato, che abbiamo finito di montare pochi giorni fa e che vedrete in anteprima in tutte e due le giornate di proiezione, cioè sia il 18 che il 19. Spero poi che all'interno della comunità, della provincia, abbia anche la possibilità di avere una ulteriore diffusione con proiezioni mirate, anche probabilmente potrebbe essere anche con proiezioni scolastiche. La novità importante che vorrei risottolineare, perché è stata già annunciata da Gianfranco Silecchia, è quella della giuria dei giovani. Ma perché è importante? Perché penso che affidarsi nel presente, non solo nel futuro, ai giovani sia una delle nostre, dei nostri obiettivi come organizzatori, come comunicatori. Come nel caso mio particolare, anche come artisti. E a questo proposito citerei anche una figura a me molto cara a proposito di giovani, perché è una trentenne, Marta Bulgherini, che è la persona che mi affianca dall'inizio di questa avventura. Un'attrice che mi ha sostenuto e mi ha anche alimentato con tanta nuova linfa, perché è questo che i giovani ci devono portare, delle novità culturali, intellettuali, una sollecitazione continua per tenersi al passo con i tempi. E questa giuria della scuola Gian Maria Volonté è proprio nata sotto questi auspici e noi siamo lieti anche perché la scuola d'arte cinematografica Gian Maria Volonté è un fiore all'occhiello della regione Lazio.
diciamo in qualche modo l'altra scuola che affianca cinematografica a Roma che è in Italia che affianca il Centro Sperimentale di Cinematografia, quindi una rappresentanza di altissimo profilo e sul posto in sala avremo anche una delegazione di quattro ragazzi che hanno fatto parte della giuria, una giuria invece di 11 allievi della scuola e quindi faremo la giusta così, gratificazione a queste nuove promesse della cinematografia nazionale.